io presi una canzone che lui faceva, che c'aveva questo ritornello che faceva di mana, te pensa un po', di mana, come si chiama la canzone? Air. Giova, ma ti rendi conto che negli anni 90 le persone si sintonizzavano in massa la sera per vedere un programma comico che faceva più ascolti di quella che era la trasmissione italiana più vista, che era il Maurizio Costanzo Show? Sì, io ricordo bene e devo dirti stasera, sono partito stasera, oggi, ma diciamo la data, ora, perché se non arrivano i fan, oggi sono particolarmente emozionato perché c'è i miei 13 anni che mi vengono a trovare, passati. E allora io guardavo sempre prima Tele Garibaldi, poi Avanzi Popolo, mi ricordo ancora gli sketch, ricordo ancora le canzoni, ricordo qui, e noi abbiamo un ospite che io vedevo all'epoca come, non so, come Giletti oggi, come il Renzo Arbore. Possiamo dire. Solitamente dico cretinate, però stavolta proprio vogliamo fare i seri. Sì, voglio essere semiserio. Va bene, quindi diamo il benvenuto a Lino D'Angiò. Salve. Vabbè, però la mia, cioè, con Giletti, va, voglio dire. Io sto levando la voce da Arbore, proprio perché non ne so come. Poi esagerato, Arbore. E dico, esagerato, ma anche inizio tra Giletti e Arbore, città. Questa è una fascia enorme. No, il mix, tipo sì. Dragon Ball. Quando nella Clerici. Allora, lì, prima di tutto, come va? Bene. Poi fa piacere che, appunto, finalmente vi conosco, siete celati dietro per anni, diciamo, a queste cose. Non mi aspettavo di trovare persone come voi, Sì, ti aspettavi, che senso? No, nel senso buono del termine, no, dietro comunque c'è dei ragazzi in gamba, mi fa piacere. Io avevi 13 anni. Io avevo 13 anni. Io ero ancora più piccolo, io avevo 3 capisaldi da bambino, la PlayStation. Ah, c'è? Sì. La 1. Quei mini album di figurine dei calciatori che uscivano nelle gomme da masticare e Tele Garibaldi. Porca miseria. Io aggiungerei anche Cattivi Pensieri. Ma portava 13-14 anni. Sì, c'era. No, a me fa piacere il fatto che c'è una frase che negli ultimi 3-4 anni mi dicono quando mi incontrano. È come se si fossero messi d'accordo tutti, no? Io sono cresciuto con te. Cioè, questa è la frase che poi dicono tutti. E alle volte poi anche, tra l'altro, le persone anziane. Perché come è possibile che io sono cresciuto con te? Signor, moderiamo. Mi vedete? Mi guardo e dico, però, cioè, ma ancora non c'è. Li vedi. Sei gli anni 90. Gli anni 90, cioè io se veramente, non è per continuare con questa cosa, manco fosse una trasmissione di Pippo Baudo, ma veramente da Mazzullo, sei gli anni 90. La domanda che ti faccio è la prima proprio che tengo dentro da una vita. Allora, di quell'epoca c'è un personaggio tra i tanti, perché poi ti chiederemo di tantissimi personaggi oggi, che ti è rimasta senza fare del preferire l'uno o l'altro, che ti è rimasto nel cuore oppure che ti ha fatto fare talmente tante risate che non riuscivi a presentare? Ma un mio personaggio? Un tuo personaggio? Un tuo personaggio e anche un personaggio che ho ospitato. Allora, come hai detto tu, sai, tutti i personaggi poi sono, c'è sempre un legame particolare, però è chiaro che io con Bassolino devo per forza dirlo, perché se tu pensi che ancora oggi quando faccio gli spettacoli me lo chiedono, è allucinante. Però capito, quello è stato anche il personaggio che poi ha dato in là tante altre cose, mentre invece per quanto riguarda, diciamo, personaggi che ho presentato oppure personaggi che facevano parte, che sono andato ad acchiappare, Mimmo Dali sicuramente è un mio preferito, che salutiamo e invitiamo. Quando vuoi, Mimmo, quando vuoi. Noi siamo... Siccome io so che voi siete, diciamo,
come dire, ghiotti di cose di retroscena. Esatto, no? Esatto. Non abbiamo mangiato apposta. Esatto. Allora parlo subito uno su Mimmo Dani. Come nasce Mimmo Dani nei miei programmi? Io stavo a casa e vedevo, c'era all'epoca quei programmi che facevano i cantanti neomelodici con le telefonate. Ok. E c'era un Mimmo in diretta su questo. Io cenando, guardo, certo mi arriva una telefonata di una diva e fa: ciao Mimmo, voglio sentire una tua canzone. Proprio così, ma non ricordo come si chiama. Allora Mimmo comincia a fare: e qual è? Carceretta Lusù? No, no, una battaglia Ramù? No, no, e ne spiegavo una cristiana. A un certo punto disse una frase che io la mi piegai, disse: spirito, sento, ma uviti come fa? Uviti come fa? Io la piegato, dico: questo lo posso, queste sia. Il giorno dopo riesco a prendere il mio numero, lo chiamo: ciao Mimmo, sono Lino D'Angio, senti, come sto pensando a un nuovo programma, volevo sapere se sei interessato a fare una chiacchiera dall'altra parte. Oh, senti, devi parlare con mio manager. Mi disse veramente. Che Michael Jackson. Infatti, già lo cominciamo un po'. Ma poi che esagerato. Senti, guarda, facciamo una cosa. E me lo ti lascio il mio numero. Eventualmente fammi chiamare da questo tuo manager. E vediamo. Ma già mi era comunque capito. L'approccio non era quello che mi piaceva. Passarono qui, ma neanche un minuto. 30, 40 secondi. Sfida il mio telefonino. Allora, su. Pronto? Io non gioco. Sì, sono lì. Mazza, ma amore, com'era? Mimmo dall'altra parte. Oh, Dio, no, io pensavo che erano scherz. Eravamo soggetti a sti cose. Eravamo soggetti. Anche io quando ero bambino vedevo Avanzi Popolo, ho detto anche a Giovanni questa cosa, e vedevo Mimmo, io ero pazzo di Mimmo Dani, ho imparato tutta la coreografia, siamo in due. Io da bambino, essendo cresciuto con Tele Garibaldi eccetera, io ero convintissimo che Mimmo Dani fosse il personaggio di un comico. Ma quello era il fatto. Poi dopo ho scoperto che in realtà era davvero un cantante reperto. Io rimasi scioccato e credevo fosse un personaggio tipo di la forza sua era questa, che era chiama un comico inconsapevole. Esatto. Perché se tu vai a vedere i testi delle canzoni del primo Mimmo Dani, stiamo parlando di quelle di Denuncia Sociale, quelle che facevano anzi dopo, vero, il Mimmo Dani degli esordi, quello impegnato. Cioè non erano canzoni comiche, no, assolutamente. Ma era comico proprio il contrasto di una canzone d'amore con lui che faceva queste mosse in questi balletti. Quando poi lui si rese conto che era divertente, cominciò a prendere un filone diciamo di canzoni comiche. Là io non mi piaceva tanto, per come la penso io, no? Mi sembrava scontato che facesse una canzone comica. Il contrasto mi faceva ridere, no? Quando l'ho avuto un altro programma mio anni dopo, che era Piazza Pulita, lui faceva, quando faceva il disco, diceva: non so, ha già fatto un disco, si è da dire tu quale è che l'ambo. E in Piazza Pulita io presi una canzone che lui faceva, che c'aveva questo ritornello che faceva: di mano, come si chiama la canzone? Air. A me sta cosa faceva impazzire. Tu pensi che lui, cioè, faceva questi balletti, io dissi: ma è una cosa che portò lui. Sì. Proprio lui già era... Lui era così. Molleggiato. Sì, era tra un Celentano e Michael Jackson. La cosa divertente è che lui chiamava Michael Jackson Mago Jack. Famoso prestigiatore a Las Vegas, Mago Jack, spettacoli per dire. Lui in Derrick Copperfield. Altro personaggio, vabbè, oramai ha preso la piega dei personaggi, poi dobbiamo prenderci la libertà su questo. Volevo dire un altro personaggio grandissimo, bravo, perché aveva 2 minuti nella trasmissione. Però quei 2 minuti erano che vedevi per 15 più del tempo che di cui le parla. Era ovviamente con certa popoli. Cosa puoi raccontare? Perché la nostra madre, spirituale. A differenza vostra, che eravate più piccolini, io essendo già più grande, chiaramente avevo ben chiara tutto quel mondo che c'era, trash, no? Di Concetta Mobili, dei mobili di Mario Mero che doveva accantare lì, l'avevo, cioè proprio già ben la macchina scappottabile, cioè quindi portata.
Mi stai raccontando la mia infanzia. Sì, con i cassetti che si aprono e si chiudono. Le ho messo gli occhiali da sole per non far vedere che piange. Sì, è vero, no, veramente c'è una lacrima. Quindi, cioè, quando pensai a quel programma, che per me doveva essere, era il 1999, c'erano 2000 alle soglie, cioè noi vedevamo questo 2000 come chissà che cosa, e pensai di fare questo programma Avanzi Popolo, nel senso che cosa ci dobbiamo portare nel 2000? Cosa il napoletano deve rinunciare perché è cosa vecchia, oppure lo dobbiamo portare? E pensare Concetta Mobile opinionista, cioè, a me dava veramente. È stato anche, si è andato anche avanti col tempo, perché poi 20 anni dopo gli opinionisti trash sono diventati la norma. Sì, la norma. Esattamente, secondo me. Perché un conto, come la penso io, all'epoca quando io facevo questa cosa, cioè tu non andavi a fare tutto trash, cioè tu facevi un programma in cui spiccavano delle situazioni paradossali. Oggi invece si cavalca troppo il trash e diventa tutto trash. Non vedi manco più la differenza in un programma tra che cosa è trash o non è trash. Certo. Poi ricordo, vabbè, Avanzi Popolo, c'era proprio un vero e proprio racconto, non ci vuole, cioè ogni puntata era un tema, cioè c'era proprio come dovevamo comportarci nel 2000. Un pensiero dietro. E Concetta, poi per esempio tanti pensavano che lei facesse lo sponsor, chissà quanto, mai. Cioè, non ho mai avuto un euro. È un po' la nostra situazione nel podcast. Esatto. No, lo dico perché tanti sapevano, pensa, all'epoca comprai, mia madre aveva comprato una cucina, la pagai pure. Invece un po' di sconto, un po' di sconto lo fece a tutti. Sì, ma gli sconti di Concetta erano veramente che partiva una cifra esorbitante. 30 milioni, bravo, non 20, non 10, a 5, di cui comprare, diciamo. Esatto, che ti... Però tutti pensavano che chissà che hai capito che soldi. Invece per me era soltanto un personaggio televisivo che funzionava moltissimo, i famosi Concetti. No. A film da Santa Scaraglia, sì, che poi lei aveva appunto questa, cioè, questa idea, diciamo, molto retro, no? Leggermente. Un'idea possessista, diciamo, che oggi sarebbe improponibile portare. Però qua vogliamo un aneddoto, cioè, perché noi vivevamo queste situazioni da fuori e dicevamo, ma chissà come deve essere dietro le quinte, cosa succederà. Sì, che non so, Mimmo Dani ha interagito con Concetta Mobile, ditelo voi, hanno fatto uno sketch, Giulia Meierschuk si è messa a parlare con Concetta, magari di fatti d'amore, sì. Non lo so, qualche episodio, qualche episodio. Con Tinto Brass, stessa roba, la chiaramente molto negativa, sta cosa. Che posso dire, che si può dire? No, allora, che ci fosse ovviamente interazione, sì, cioè anche con i Didelo. Quante volte abbiamo fatto cose insieme, i loro sketch, loro le mie, io nei loro, assolutamente. Concetta, la cosa divertente è che quando finiva la puntata scappava e si buttava sempre un microfono. Quindi c'era per fare le sue televendite. Una scappata, te stava lì, cioè, se ne andava subito e c'erano i diritti tecnici. E questo è andare a recuperare il microfono. Puntualmente si portava. Poi che posso dire? Vabbè, a me avevo, cioè, mi aveva nei miei confronti un amore enorme. Lino, San Biendro, Ben, una idea, c'è del campo film. Sì, mo che state vendendo. Questa cosa. Poi appunto ho ricordi prima, dove quindi raccontavo quando venne Mario Merola, e tra loro ovviamente c'era una grande sinergia, e mi ricordo che feci questo sketch, quello fu una delle cose, diciamo, di cui vado fiero da un lato, perché c'era Mario Merola ospite e io pensai di fare questo sketch in cui lui entrava nel programma mentre per fare zappatone, però io a un certo punto del programma facevo scendere alcune persone del pubblico e si creava questo ballo, no, in casa. A un certo punto entrava Mario per fare zappature, cantava zappature e entrava accompagnata da Concetta a raccogliere l'induscia al lì, quindi erano tutti e due variazioni. Nel testo dice mamma dove sono, invece qua c'erano tutti e due. Comunque fa questa canzone e io
diciamo, non l'avevo detto a Mario, ma in quel momento, quando lui finisce e fa ad notte per la settimana, a me mi viene di fare, scusate, ma è istinte. Questo non è paracomia io. No, ma si sbagliato, scusate, ma questa è casa da un gioco. Ma chi c'è? Andiamo, guarda. Ma scusate, voi prima di entrare in casa volete chiedere, parlare con un cortile, ma che mo, non sta facendo una festa, poi c'è la vita, hanno fatto la casa. Sì, però questo sketch è inventato lì, ma se voglio andare oltre, mi vede di dire, come avete sbagliato, scusate, scusate, io a un certo punto preso da un rapido di impotenza, dico a Mario, a denuncia, e va a me stimare. Mentre lo pensavo, Mario si non c'è occhio. E mi pare che io così e là credo di aver raggiunto l'ambice della mia vita. Fantastico. Quello è il punto più alto. Là è rischiato che sì, fissimo, sì, perché sì, per partire il fatto di rimanere meglio era ok. Ma per finta quando feci la sua imitazione in un altro programma. Ma era forte questo pacchero per finta? Perché no, allora la tecnica del pacchero la sceneggiata è quella che si dà sul collo, non sulla faccia. Qui. Quindi si dà per questo. Dai, che ho appunto sempre a considerare dove erano gli studi? Agnano. Attaccati dove c'era poi l'ippodromo. All'epoca. Ah, ok. Ma è venuto per me era sera, forse c'era un po' di soffietto. E come quando poi nacque l'indazione di Merola, no? Mi feci anche quello. Lui come l'ha preso? Anche quello mi aveva un aneddoto molto carino, perché io praticamente volevo fare un programma che era Piazza Pulita, diciamo, Piazza Pulita, dove l'idea era quella di fare un talk show sui temi. Con diciamo opinionisti lei e opinionisti finti, perché avevo la De Blanc, la contessa De Blanc, però poi tenevo amico Dani, poi tenevo attori finti, e mi piaceva questa idea di avere come sommo, diciamo, di questa cosa vestito da strappatore, povera stata, a moccia imperatore romano che attende in regione puntata doveva dare pollice verso con Gesù sul tema della. Io dico a Mario, tipo tempo, ma devo dire mi stimo, volevo bene, e quindi connetto su questa cosa. Cominciano le trattative, diciamo, con l'emittente, canale 34. Diciamo, queste trattative erano chiaramente molto toste. Il programma doveva partire, diciamo, 6-7 mesi, erano davanti, però non si chiudeva. A un certo punto, diciamo, si pensa, ok, pariamo, c'erano nelle cassegni. Però quando cooperativa Mario di prima e alla fine non ci fu questo accordo e l'emittente disse no, prendiamo Loredana Lecciso, allora io però me ero fissato, cioè sto fatto Mario Vero mi dice preparare la maschera, tutto, gli abiti eccetera, e là ci fu una, era veramente una magia, che me ne è capitata, dicevo, ma ancora non facevo l'imitazione, mi metto davanti alla telecamera e dal monitor mi vedo due momenti dove dico vado Verona, quindi naturalmente cominciai a cioè, andare così a posizione a voce e uscì l'imitazione di me, la faccio prima puntata, andiamo in onda il giorno dopo mi chiamano la Gio poi Mario a la civalità io non ci sono con mille di soldi ma ci sono così il poverello e disse questa cosa, tu hai ragione quasi tu ma c'era nato giù facevo però per venire la benedizione l'ultima puntata facevo un faccia a faccia strepitoso, no? Di intervista doppia sì. E la scherzando ovviamente i pacchi. Mi piacerebbe fare un passo indietro, Lino, e arrivare. Allora, sulla tua pagina Wikipedia si parte direttamente da Telegarimaldi. La curiosità di tutti noi, eravamo troppo piccoli per ricordare una cosa del genere. Come sei arrivato da un'attività tua teatrale a Telegarimaldi? Come è avvenuto? Proprio l'inizio, il pulsante che ha acceso Telegarimaldi? È alla TV, perché prima di Telegarimaldi avevo già avuto esperienza in TV, no?
Allora, sì, è importante, diciamo, per l'evoluzione dei ragazzi. Diciamo che fare le imitazioni era una cosa che facevo da bambino. Poi, chiaro, non puoi mai sapere come farlo, come non farlo. Diciamo che poi ci fu un momento importante per me, perché venni visto, diciamo, da Avelio Firro, dalla moglie che gestiva un ristorante a Calzoncella, dove venerdì e sabato c'era uno show con Avelio Firro e altri artisti. Mi vide fare delle imitazioni e mi chiese di fare parte, diciamo, dello show. Quello, diciamo, mi dirà, se vieni a farmi vedere, perché in quel posto dove appunto c'era la FP, ma c'era il mondo, cioè, se voi pensate che io una sera mi esibì e al tavolo, l'ultimo tavolo davanti a mio paese, beh, tanto uno così, insomma. Ma c'era Muro, Luna, c'era Roberto Muro, cioè c'erano veramente, e chiaramente anche impresari. Però tra questi, a un certo punto, una sera passò Alan De Luca, che mi dite. E Alan De Luca aveva in mente l'idea di fare e la facemmo, poi la realizzammo, un programma a Canale 21, che si chiamava Fischia la Notizia, che è, diciamo, la versione chiara, no, di Striscia la Notizia. Quindi già avevamo capito la scrivania scarcinata con... E là già come passò. Si cominciava, capito, ad avere un po' di attenzione. Io ricordo sul punto, su questa cosa di Bassolino, ci fu un mega articolo sul Corriere 7, con il periodo greco, il Corriere della Sera, e c'era un po' di attenzione. E lì invece poi ci chiamò Canale 9, ci chiamò allora Teleocci, per proporci questo programma che era i Garibaldi. Loro avevano il titolo. Quindi non si sa come è nato questo titolo. Non è come nato Vincenzo Coppola, che salutiamo. Il salutone. Se non sbaglio. Sì, vero. Ci chiamò e ci disse: ragazzi, io volevo fare una cosa. Io ho il ricordo, diciamo, della satira, no? Cioè, e un programma che si chiama Telecare in Baldi. Noi venivamo da quell'esperienza, diciamo, di Fischia la Notizia, e pensavamo di fare appunto questa televisione abusiva. E quindi di fare questa cosa, diciamo, molto irriverente, no? Che entravamo a disturbare i canali. E così che poi ne parlavamo con Giovanni l'altra volta, cioè da Garibaldi nasce un po' come una fusione o come un appezzottamento di altre trasmissioni nazionali come le Mai Dire, Gull e Striscia la Notizia. Sì, però poi a sua volta è diventato esso stesso un programma che era segnato quella via ad altri, cioè è diventato originale a suo modo. Sì, è chiaro che i riferimenti erano quelli, cioè per me, non tanto Striscia, vedevo, ma chiaro, perché Mai Dire, Gull, sì, citofono, però vero che diventò poi quello soprattutto poi, vabbè, in campagna. Poi all'inizio, la prima edizione, eravate in pochissimi, c'erano, sì, eravamo io, Alan, Antonio Michele, Antonio Michele e Marco Fasano. Marco Denifi, che se avrebbe venuto Sanremese avrebbe pensato che lui fece Sanremo un anno. Sì, Alan, che è la situazione europea, anche se quando ci ricordiamo ce ne sono sempre stati di sa, ma è un bravissimo anche autore, lui scrive canzoni per tanti, da Vinizio, che se non sbaglio lui all'inizio faceva soltanto un personaggio non parlante negli sketch di Ciruzzo Tozzi, giusto? Bravo. Poi dopo, quando siete preparati, un bacione, lui diceva un bacione, cosa che per me era sempre sfottuto, perché non dovrebbe entrare nel Guinness dei primati nella storia del teatro, perché non si è mai visto un attore che prendeva comunque una paga all'epoca di 100.000 lire per dire un bacione. Quindi avete cominciato con Marco Fasano. Poi ovviamente, se uno va a dire, i vari personaggi sono passati per Telegaribaldi, poi è esploso, cioè vengono quasi brividi per qualsiasi appassionato, perché facevi il primo anno noi beccavamo, trovavamo Antonio e Michele in un localino, però poi dopo successe che vennero presi dal gruppo della Rannini, cioè in realtà fu divertente questa cosa, noi ci venimmo tutti quanti dalla Randini, però poi presero Antonio e Michele. Io ricordo che a Randini chiese a me di fare il provino ad Antonio, perché ovviamente, sai, conoscevo i meccanismi. Quindi secondo me non ci trovavamo senza Antonio e Michele, e facemmo, pensiamo di organizzare dei provini a teatro, e si sentò il volto, perché c'era comunque una comicità, un po' sotto una cenere, capito? Cioè, c'erano certi bravi che non avevano possibilità di farsi conoscere.
e tra questi bambini vennero i titoli voi, ovviamente, che prendevo. Poi c'era il trio La Porta, e dai voglio mettere la Giampaolo Morelli. Esatto, Giampaolo Morelli me lo ricordo, sì. Io che adesso è un regista, Gianluca Anzanelli. E poi c'era una ragazza che però... E c'era questo trio La Porta, facevano questi studenti, dove De Magistris, non il sindaco, che comunque salutiamo. Un salutone. Che era il secchione, mentre... Quello è il problema, Nammatrasì. Nammatrasì. Quello è servito, me negli anni avvenivano. E Giampaolo Morelli faceva il secchione. Il giornale in testa. Esatto. E oggi è un bello, diciamo, del cinema. Possiamo dire che quindi l'hai scoperto tu, alla Pippo Baudo? No, non l'ho scoperto, no, cioè... È brutto che riesco, sì, nel senso che comunque erano bravi, e così come fu anche carino Rosalia. Io ricordo andare a vedere sempre a Teatro Totò un concorso di cabaret, e lei mi ricordo arrivò ultimo, ma che era avanti rispetto, diciamo, a quel momento di comicità dove c'erano i monologhisti. Lei faceva questo personaggio con questo slang, ricetta proprio come fa mai scettice, però vestita da sposa. Ok, io dissi, non è perfetto, dice che era proprio tormentone, tutto si corca. Però dissi, dai, però un programma facciamo quotidiano, cioè che si sempre sposa, non è strano, non è mai ma trova una situazione diversa. E di fronte a Canale 9 a Tele 8 c'era una fabbrica di borse, no, erano delle sarte. Ah, ok. C'è in questa cosa, ci facciamo prestare un camice da questi. Ah, ok. E poi quel vari spin-off, la suocera. Sì, Sasha. Però questa che lei aveva, capito? Perché faceva la sposa. Però la fabbrica nacque per l'esigenza di avere un personaggio di quotidiano. Sì. A questo proposito, una mia curiosità, quali erano i ritmi di Tele Garibaldi? Voi registravate ogni giorno? Quasi tutti i giorni. Noi avevamo per esempio un giorno o due o un giorno e mezzo per fare i contributi, diciamo, alle registrazioni dei personaggi, e altri due giorni per mettere tutte le puntate. Immagino anche la scrittura, inventarsi. La scrittura non c'era, almeno per quanto riguarda me, Alan. Tutto a braccio, ma poi in singolo è possibile avere il tempo. Non avevamo il tempo di scrivere. Tu pensi che in quel momento, in quel periodo, noi ogni sera andavamo a fare lo spettacolo. È anche vero. Cioè, il tempo materiale di pensare allo sketch, almeno io e Alan non ce l'avevamo. Gli altri sì, perché loro avevano. E dovevano registrare. Una volta a settimana, barra due, venivano preparati con due, tre pezzi, dovevano fare, no? Ma noi no. Allora io arrivavo là, mi ricordo, si pigliava il giornale. Allora. Cartaceo, che è successo a Napoli, Alan, faccio Bassolino alla fermata della metropolitana, facciamo così, allora tu chiedimi questa cosa, io ti... A quel punto andavamo e succedeva che ci si divertiva, no? Uscivano delle cose e cominciavano a ridere, e allora capivamo che era divertente, e allora diciamo ok, la rifacciamo, prendiamoci quello che abbiamo detto adesso, però facciamo sempre vedere che è nata in maniera spontanea. Infatti forse uno dei motivi di successo era anche questo aggancio con la realtà, perché anche io mi ricordo che ogni giorno praticamente si parlavano di fatti appena successi, fatti appena successi, come lo quello, diciamo, secondo me poi fu anche il successo di Bassolino, che Bassolino, diciamo, aveva questa duplice lettura, nel senso che chi, diciamo, aveva una fascia medio alta conosceva le problematiche, però poteva apprezzare la satira, diciamo, che io facevo. Io il popolino che magari non sapeva di fatti politici, ovviamente si divertiva con questa a fragolese. Poi ma... vabbè, ha avuto un'escalation sindaco, governatore, ministro. Sì, anche quello è stato questo aspetto è lautorato. Andrea, si collega un'altra domanda che viene spontanea, sulla quale abbiamo ragionato anche quando abbiamo organizzato questa puntata. È oggi non c'è ovviamente più Tele Garibaldi, non ci sono più alcune trasmissioni, diciamocelo tutto, non ci sono neppure certi budget che c'erano allora, insomma, per fare... Non c'era il budget, allora, no. No, non c'era il budget. No, nel senso che non è che... tu pensi Tele Garibaldi è un successo strepitoso che fece bene all'emittente, perché io mi ricordo c'erano sponsor a un certo punto, tantissimi,
Ma se tu pensi, lo studio era piccolino, non c'era niente di che, tra regali scantinato. E Avanzi Popolo, invece? Avanzi Popolo, diciamo, era uno studio più grande, quindi, ma voglio dire, gli operatori, ma oggi è complicato anche fare un programma, cioè anche a costo zero, cioè perché per le emittenti oggi è complicato anche appunto pagare gli operatori. Ah, beh, perché il panorama televisivo locale soprattutto è stato stravolto dal digitale, immagino, dei canali. E la comicità napoletana è cambiata per un nuovo competitor, un nuovo arrivo che ha preso tutto Tele Garibaldi, tutto Avanzi Popolo, tutto quel mondo, e l'ha compresso in una trasmissione di due ore che è Made in Sud. Però scusami, io penso che non c'è una grossa volontà, nel senso che i programmi sul calcio li fanno. Anche troppo. Poi, cioè, oggi devi fare una tua produzione, capito? Devi essere tu ad autoprodurti. Proporre già un pacchetto, diciamo. Esatto, trovare tu gli sponsor, però poi è difficile trovare gli sponsor perché ovviamente le emittenti di adesso non avendo un grosso appeal. E tu lo sponsor hai, quindi è un carissimo, la cosa diventa complicata. Che poi infatti io le trasmissioni del Napoli mi sorprende sempre questa cosa che loro hanno sponsor dappertutto. Sì. Bandicchi, caffè, macchine per pagarsi la puntata. Sì. E prima hai citato l'esperienza, dicevi, Antonio e Michele, poi siamo andati appunto a fare trasmissioni a livello nazionale, però ricordo che anche tu hai avuto questa possibilità, se non sbaglio. Ma sai, io invece di essere un atipico nel mondo del spettacolo, in che senso? Ma perché non me ne sono mai buttato, cioè non ho mai avuto, diciamo, questa... Quando ho fatto delle esperienze nazionali non mi sono mai piaciuto, non mi sono mai divertito. Cioè, se tu pensi che ti strisciano pinze, ti chiamano strisciano pinze, tu pensi, wow, la chiamata strisciano pinze, bellissimo. Il strisciano pinze funziona che devi pensare tu di fare un pezzo, capito? E poi sempre questo vedere il napoletano sempre in una maniera che non mi piaceva, cioè quando mi chiesero a Natale fare il pezzo sui botti illegali del bancarelle, non mi piace. Però all'epoca era molto così, no? Oggi invece vedo che il napoletano è stesso il napoletano che faccia che si ghettizza, perché si è creato un recinto perché si è capito che quello funziona. Quello funziona a livello nazionale. Io, diciamo, capito, un po' mi scucciavi per sempre. Il napoletano, quello da macchietta sui generis, sì. Ma prima nell'introduzione abbiamo citato il Maurizio Costanzo Show, ma tu hai avuto anche la possibilità di andare ospite? No. C'è andato anche per un periodo prima di Tele Garibaldi, quando lui faceva la trasferta del caschetto, e poi sai quando poi successe Tele Garibaldi, cioè io avevo tempo anche di venire, perché noi comunque fortuna, cioè avevamo i teatri stradini, e tu pensi al Teatro Totò, cioè c'era la veramente tale in casa Bazzolini fino a fuori a Via Foria, cioè era una cosa pazzesca quello che è successo. Vabbè. E quindi in quel momento noi che avevamo, poi sento quello, cioè per quando mi chiamano la striscia, poi invece non avevamo con Sabina Santi, cioè sempre capito che non salutiamo. Salutiamo anche Sabina Mozart. Tiepidamente. Non credo che... può essere. Può dirlo. Ma che l'abbiamo citato. Noi abbiamo come follower in pagina, adesso lo possiamo dire, possiamo fare questa avanteria, abbiamo come follower Gerry Scotti e Nino Frassa. A loro insaputa. Secondo me c'è stato qualche social media manager, non lo so, ipotizziamo. Probabile. E poi scusami, mo facciamo un po' di gossip. Come è successa che è finita l'esperienza tua a Tele Garibaldi e poi sei, diciamo, emigrato, sei traslocato su un'altra rete a fare Avanzi Popolo? È stata una cosa con l'intermezzo della TV nazionale, se non sbaglio, lì, no? No, allora in realtà dopo 2 anni di Tele Garibaldi cominciamo a avere appunto delle attenzioni. Però ci fu una prima attenzione, quella di Telefilm. Questa era una piccola domanda. E poi ci fu un'attenzione che in realtà successe che il direttore del centro di Napoli, Rai Napoli, Francesco Pinto, che era nostro fan,
che in tutti gli spettacoli ci portava il gota, no, della televisione, no? Da Residenti Rai, Crescero, no? Certo, uno diceva, a Roma era Crescero, era fare, che era innamorato di noi. Sì, come dopo però mi devi raccontare l'incontro con Freccero, perché secondo me l'ha raccontato. Bel personaggio, molto divertente, te lo racconto subito. Ci chiamano, andiamo via Alan e andiamo nello studio con Freccero. E io andavo in cassetta, no? E segnalate appunto dalla direttore Ringo. Quindi lui aveva visto delle cose, non c'è tutto, per questa cassetta. E sai, io nel momento in cui tu e Swiss sa vedere una cosa, non sa però. No, no, io chissà di vedere Ceppino, no? Per giusto dosi. Che si capisce? Allora sai, cercavo di spiegargli, no? Allora lui, io faccio questo personaggio, lui guardava la televisione, e rimane, allora sì, e va avanti. C'è un altro personaggio, io, questo personaggio, a un certo punto, alla terza volta, lui alza proprio il volume per dire mi stai rompendo le palle, fammi vedere. Okay. Finisce questa cosa, si gira. Ditemi, che cosa volete fare? Cioè, anche un problema, alle 2-3 di notte. Quando era buona la sua follia, no, io vi vedo in contrapposizione a Striscia la Notizia. Madonna. Immagini Alan, roba sul divano. Se scherzi a parte, alza il telefono, chiama a direttore Pinto. Francesco, i ragazzi mi intrigano, dobbiamo vedere casa. Ma alla fine non si riusciva mai. A un certo punto Francesco Pinto diventa direttore della terza rete. Allora dice, ragazzi, c'è un suo direttore della terza rete, proviamo a fare un programma della terza rete. E scrive in linea, diciamo, con i delegati Baldi, che un format, una puntata a zero, facemmo, che si chiamava Sotto Controllo. In realtà l'idea, non so, me ne fotte di questo fatto. Siamo incantati, se puoi continuare. No, in realtà l'idea è che c'era questo posto che controllava tutte le cam, le telecamere sparse, diciamo, in Italia, no? Dalla telecamera davanti a un bancomat, oppure in un autogrill. E quindi, diciamo, noi ci collegavamo come Telegarimbaldi, ma andavamo ad aprire queste telecamere a persone comici inconsapevoli che però esistono, però cominciamo a prendere, a allargare in tutta Italia. Quindi io andrei a prendere un comico che stava torinese, il bolognese, il siciliano e tutti quanti. Idea carina, da posto, eccetera. Però una certa volta che Rai 3 aveva fatto per la prima volta un primo programma comico che si chiamava New. Sì, me lo ricordo, sì, era in quegli anni. Con un grande autore della televisione, era Bruno Voglino, che era proprio. Che andò malissimo. Cioè, quindi a un certo punto non vollero rischiare su un altro programma comico e si bloccò la situazione. Nel frattempo facciamo il film. Quindi successe che con Canale 9 della Garibaldi noi dicemmo: purtroppo, cioè, non possiamo. Proviamo a fare questa cosa, può dire che. Chissà, forse non ci siamo intesi bene, ma io, diciamo, ricordo che ci lasciammo con una sorta di reciproca promessa, no? Nel senso che loro non avrebbero fatto Telegaribaldi, nel senso che Telegaribaldi finiva con noi, avrebbero fatto sicuramente programmi comici. Noi ovviamente non avremmo fatto un programma comico in un'altra emittente. E ci lasciamo con brindando, cioè, ricordo che. E io con sorpresa vedemmo a settembre che invece riprese Telegaribaldi con Biagio e Gianni. Appunto, sai, pensai comunque che potevo essere, diciamo, libero da questo tipo di situazione e accettai la proposta poi mesi dopo di Canale 34. E l'idea lì di Avanzi Popolo viene da te? Sì, l'idea. Fu anche un combattimento perché sembrava strano questo titolo. Perché chiaro, pensi Avanti Popolo, no? Ma io pensavo agli avanzi napoletani. Sì. Poi era un momento di grande inizio di confusione politica, infatti avevamo questa sigla, noi siamo di destra, noi siamo di sinistra. Io cominciavo sia con Faccetta Nera che Avanti Popolo, no? come musica per la confusione. E Alan inizialmente non ci credeva tanto, no? Poi veniva ospite, eccetera. Invece penso che andò bene pure quello lì e poi sì.
A questo proposito hai citato il film. Io negli anni te l'ho forse chiesto anche su Instagram diverse volte. Ma che l'è stato proprio cancellato? Ma perché? Io c'avevo la cassetta, non ti dico dove l'ho comprata. E pure io tenevo. Ma purtroppo non ce l'ho più, io vorrei rivederlo, ma non c'era possibilità di recuperarlo. Credo di avere un DVD falso che copia la cassetta. Allora, il film è non lo sappiamo ancora. Lo sappiamo. Che ho visto forse solo una volta, c'era tutto il cast, ti ricordi, anzi, c'era il titolo, c'era Mimmo Dani, tu, Anna, c'era Peppino Di Capri. C'era Peppino Di Capri, come no? E c'era una canzone che era dei Letti Sfatti. Certo. Questo lo so, ma i Letti Sfatti suonano ancora, sono ancora insieme? No, Letti Sfatti non sono, hanno avuto un'evoluzione straordinaria, perché il loro leader, diciamo, è Vienna Romano, mio fraterno amico, diciamo, adesso è uno dei cantautori anche molto apprezzato dalla nicchia discografica, cioè scrive anche per Arisa, oppure, capito, roba di... No, ma hanno fatto adesso un disco, Vienna Romano, siamo ancora... Letti Sfatti sono diventati sempre meno, quindi adesso è Vienna Romana. No, erano fantastici, ricordo. Straordinari, avanti alla grandissima. Loro inizialmente erano molto divertenti, anche comici, con i loro pezzi. Ricordo un pezzo dedicato alla Mille di Berlusconi, Veronica, no? Ah, sì. Oppure comunque le sigle. C'era quella del Papa. Del Papa. Cioè. Io c'ho un ricordo fantastico di quando suonarono con Mimmo Dani. Veramente sembrava il Saturday Night Live. Sì. Con Mimmo Dani che faceva così e loro dietro a fare pari. A te le caribari facevano Elvira, io e un... L'esperienza del film come la ricordi? Positiva? Ti è piaciuto? Ah, Cristian Filangieri, c'era Cristian, che all'epoca era, voglio dire, fra tutti i manifesti con lo spot della Timmer, ma faticoso, molto faticoso, perché... inizialmente, appunto, la produzione ci mise degli autori, degli sceneggiatori che però non si vedevano mai, quindi alla fine successe che noi dovevamo girare il film e non dovevamo niente, e quindi alla fine ci trovammo con un regista toscano bravo, e c'ho sto ricordo di un mese intero passato a scrivere il film nel mese di luglio, con un caldo terribile, sul soffitta dell'hotel Claudio a Roma, dove picchiava, diciamo, un sole terribile, e alla fine ci trovavamo a scrivere tutto, perché poi a settembre dovevamo cominciare le riprese, quindi fu diciamo molto, però ricordo comunque dell'idea simpatica. Credo forse che quel film lei voglio andare, perché ovviamente però l'idea di quel film era l'idea, diciamo, prima che di Benvenuti al Sud, che per giunta era un film che non è un film francese. Noi l'abbiamo fatto prima, anche nei francesi, cioè il viaggio al contrario, no? Le migranti che da nord ritornano al sud, l'avevamo fatto noi. Agganciandomi a questa cosa, non so se Giovanni è d'accordo, noi avevamo pensato di chiederti qualcosa riguardo appunto alla napoletanità, perché tu, vabbè, tu stai anche portando uno spettacolo in cui ci sono lezioni di napoletano, eccetera, e si è fatto un gran parlare in questi giorni del caso Geolier Sanremo, della lingua napoletana, eccetera, non ci vogliamo focalizzare su quello, però sul concetto appunto di essere napoletano, di napoletanità, secondo te che cos'è che caratterizza il napoletano, se c'è qualcosa che caratterizza il napoletano, e se questa napoletanità è cambiata nel corso degli anni, magari quando hai iniziato tu oppure negli anni 90 rispetto ad oggi, anche nel pubblico vedi una differenza? Sì, è cambiato molto, essendo nato, diciamo, per fortuna con la passione per le commedie di Scarpetta, Edoardo, cresciuto a Pino Daniele, Luisi, Arbore e quant'altro. Per me la realtà è una realtà nobile, intelligente, arguta. Oggi è diventata un po' una situazione da tifo, cioè pare che ogni cosa che venga da Napoli, a prescindere, debba essere buona e va difesa contro i cattivi del nord. Cioè sta cosa, diciamo, io non è che mi piace tanto,
perché non è forse detto è vero che facciamo tutto bene, cioè, questa volta, diciamo che c'è questa tendenza un po'. Adesso questa tendenza e se tu dici questo pure pensi che vieni subito prendesco, vieni subito attaccato, cioè il povero Maurizio per dire De Giovanni per dire che non era d'accordo sul linguaggio usato da Geolier fa proprio e tutte maniere, cioè oggi non puoi dire più nulla, no? E quindi mi dispiace perché in realtà non si riesce neanche ad avere un sano contraddittorio, perché attraverso i social oggi vieni subito attaccato e quindi di conseguenza tu eviti pure di dire il tuo pensiero. Mi taccio, carità, il nostro pubblico meno innocente rispetto a quelli degli anni 90, magari con meno innocenza, con meno predisposizione all'apertura, all'incanto, se vuole. Meno innocenza, appunto, è meno aperto al divertimento, cioè, ma questi sono i tempi di oggi, sono abbastanza duri, cattivi, non soltanto per questo argomento, no? Ma tu qualsiasi cosa si dice sui social è tutto polarizzato, sta sempre chi non è d'accordo, certo. E non è d'accordo, dice vabbè io sono d'accordo, no, dice le peggio cose che non è d'accordo, capito? Cioè quindi, ma perché? Allora io, a me piace quella napoletanità lì, appunto quella anche di Gavetti Ocolella che stiamo portando questo spettacolo in giro con Adam, che lo trovo, cioè ci divertiamo e la gente l'ha presa tantissimo, e quindi cerco di portare quella Napoli lì, la Napoli alcune intelligente, non è detto che se non parli napoletano non sei napoletano, cioè io oltre nipote della mia attività, la mia carriera, mi hanno sempre visto napoletano pulito, cioè io anche quello da giovane molto come se fosse mette questo cognome che sì, come se fosse però un fatto negativo, se non parli napoletano stretto non si napoletano, no. Quindi poi invece sul nord, al nord, cioè quando pure facevo le cose sul nazionale non mi riconoscevano con napoletano, il famoso non sempre napoletano, no. Allora tu dici anche, cioè faccio le cose napoletane parlando italiano oppure avendo un minimo di impressione napoletana in maniera da farmi capire a tutti. E invece no, volevano comunque sempre e oggi appunto che funziona dirigere su nazionale in napoletano, così in napoletano come lo pensano che noi siamo, è rassicurante vedere il napoletano camorrista o napoletano sguaiato folcloristico. A proposito di questi aggettivi, come vedi un'altra domanda che mi facevo, come vedi i creator e comici su altre piattaforme, le famose piattaforme video, ad esempio TikTok o anche i Shorts oppure i Reel, come vedi questi nuovi comici autoprodotti, possiamo dire? Quali comici? In realtà credo che persone che non nascono comiche, i TikTok fanno ridere pur non essendo... Ma fanno ridere, se tu vai a vedere fanno ridere in pochi secondi, tu non puoi far ridere attraverso un testo o attraverso diciamo un'idea comica, fai ridere diciamo se vogliamo usare il linguaggio comico sulla caduta sulla buccia di banana, no? Quello diciamo è la situazione. Allora tu vedi questi shorts diciamo di video che sono sempre più dementi perché soltanto in questo modo possono far ridere e diventa un problema perché poi chiaramente tutto quando pensano che possono fare gli attori comici oppure fare è una degenerazione che dice i numeri ma quello di attenzione quello di milioni di follow pure noi abbiamo i numeri ma manca in euro ma che non vi attaccate a queste cose, ma c'è il fatto che tenere i numeri andate a faticare si può anche a proposito se c'è qualche sponsor interessato, noi siamo a disposizione in sovrimpressione. È arrivato un momento che ama tanto Andrea, che è il momento del libro. Ti ringrazio per questa bugia, Giovanni. Sì, abbiamo questa cosa del libro. Allora, noi siamo sempre ad Spark, che è questo Creative Hub e libreria di Napoli. L'idea nostra è prendere un libro, chiedere all'ospite un numero, aprire quella pagina, trovare un termine, una parola e da ripartire. E noi abbiamo scelto, ovviamente, perché siamo Maurizio De Giovanni, perché tu conosci molto bene, anzi, lo imiti anche. Sì, credo tu lo conosca anche personalmente. Sì, certo, lo conosco da anni
ed è straordinaria, di una gentilezza e di una disponibilità eccessiva, io dico, eccessiva, perché non riesce a dire di no a nessuno. Ed è una delle persone, ecco perché lo invitiamo per la prossima volta. Invitato, per... ma è meglio che sia un attimo al riposo in questo periodo. E tra l'altro, appunto, io lo conosco veramente bene, appunto, la mia invitazione. Sono in scena al Teatro Totò. Tanto vogliamo aprire questa parentesi. Il 16 gennaio con questo giallo visto, che è appunto un giallo comico, che in questa storia, in questa commedia, io faccio scrivere a Giovanni De Maurizio, questo alter ego che scrive questo giallo, questa storia, e dove ci sono per l'appunto 6 attori in scena con un finale veramente straordinario. Vi invito, qualora è un vero e proprio spettacolo, è una vera commedia, 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 commedia comica con diverso, sì, la prima volta, io faccio una commedia che scrive una commedia dove c'è proprio una storia di e con me c'è Domenico Pinelli, che è quello che ha fatto Peppino nei Fratelli del Filippo, straordinario, bravissimi attori, e c'è questa storia di questo ragazzo che ha dei debiti con un boss e si fa portare i soldi dai genitori che vengono alla campagna, ha bisogno di questi soldi e per far dare questi soldi ha fatto credere ai genitori che lui conosce personalità importanti. E di conseguenza a questo punto che arrivano i genitori si fa aiutare da questo portiere che faccio io, si chiama Alighiero, non a caso, che è bravo a fare le imitazioni, quindi si trasformerà in una serie di personaggi per far chiedere ai genitori. Per i più giovani Alighiero non scherza. Alighiero non scherza. Ma spieghiamo il gioco, come funziona. No, aspetta, facciamo anche la cosa, andatelo a vedere, così esatto. Pippo Bauda, Domenica In. Esatto. Si chiama giallo visto, tu giallo, se giallo visto. No. Se venite a vedere capirete perché si chiama giallo visto. È tutto lì. Scusami, non lo sappiamo ancora. Guarda, quando lo rivedremo, non lo sappiamo ancora. Scusami, Giovanni, ti ho interrotto. Cosa stai dicendo? Allora, c'è il gioco che era così. No, il gioco, sì. Infatti, questa è una bracchetta. Questo è giocare la bottiglia. Nuova. C'è il gioco che dobbiamo fare. Sì, abbiamo detto. Tu ci dici un numero: 127. Secondo me sarà la facile memoria. Io scelgo come parola Via Toledo. Via Toledo, banale, detto anche Via Luca. E poi sordi ti legano. Via Toledo mi ricorda tantissimi, perché praticamente mia madre dei quartieri spagnoli, e ho ancora una zia che abita a Trinità degli Spagnoli, ed è la zia a cui sono molto affezionato, e mia nonna abitava lì, e quindi c'è questo ricordo che facevamo, io sono di Fuorigrotta, quindi prendevo la metropolitana, figlio di ferroviere, prendevo la metropolitana con mia mamma, c'era Piccolini, scendevamo, facevamo la vigna secca, e poi la tappa era la giardineria della Scimmia che si va a Piazza Carità, e quindi tutta la camminata di via Roma per arrivare da mia zia che abitava appunto ai quartieri spagnoli. E poi questo, diciamo, ricordo. Via Toledo porta poi quella che è la galleria, che è il luogo privilegiato degli artisti. Che però, non, cioè, ricordo, non faccio parte, diciamo, di quel periodo. Era già passato. Sì, sì, e stava là passando, però quello ci diede la possibilità di far nascere un personaggio che faceva un straordinario, che era l'impresario Guardascione, Homme Bello, Homme Frisco, che era come stai visto, 15, no, sto lì, poi veniva a casa, mi fanno avvittato. È un personaggio che avete creato insieme? Sì, sì, nacque insieme perché avevamo degli, diciamo, visto gli impresari, all'epoca ce n'erano veramente di molto folcloristici. E quindi nacque, diciamo, l'idea di fare, io pensavo questa cosa, la voce, sai, dovevamo dare una voce, c'ho questo ricordo che Anna dice, ma lì, ma cioè io non faccio il imitatore. Allora io avevo l'idea, ricordo, della voce di Angelo Di Gennaro. Angelo Di Gennaro che parla tu sei, no? Allora tarne, cerca di ricordare Angelo. Allora buonasera. E nacque, diciamo, questa voce. Questo è più Corrado. Questo che so è Corrado, sì. Però così dice. Dopo queste imitazioni. Però aspetta, devo fare un attimo una parentesi che mi preme per motivi campanilistici, anche se riguarda Alan. Io sono di Torre Annunziata.
quindi io impazzivo anche per il personaggio del professor Pacifico di Terrorizzata. Quello nasce sempre da una cosa tra voi? Allora, nasce perché Alan aveva da sempre il personaggio del Puteolano, che è simile. Bravo, che è simile. E lui lo faceva, questo personaggio del Puteolano, all'epoca lo faceva con il caschetto, no? Poi in quel periodo nacque, ci fu Francesco Palantoni, che a mai dire gol c'è il pizzaiolo. Ciairo. A papà. Un Alan dice, cioè, con me, io facevo. E allora andammo sul turno. Che poi mi ricordo all'epoca vivevamo un attimo, diciamo, felice calcisticamente, perché c'era la nostra squadra, il Savoia. Serie B, come proprio... sì, o Giraud. Avanti, però c'era questo fatto appunto di questo professore che perdeva le stanze. L'idea che esiste il professore italiano, uno a uscire, no? Però si bloccava in due trappica di via Marai. Infatti io per anni, cioè, non contemplavo il Napoli calcio, poi ho scoperto che esisteva pure il Napoli. Il giro di Torre Annunziata c'entra coi comici, perché non mi ricordo che legame c'è. Il nonno di Michela Giraud. Di Michela Giraud, famosa stand-up comedian, comica comunque in generale, che verrà, penso, alla terza o quarta stagione. Alla quarta, quando veramente... C'è rimasto solo una grande voglia. Vuoi imitarci una cosa proprio bellissima? Un TikToker. Ti lasciamo scegliere tra tre nomi. Se li conosci, magari. Non ne conosci neanche uno? No, allora facciamo... No, nel senso che chi gli sarebbe, chi sta decrescendo. Grande Luciano. Grande Luciano. Luciano. Magari. Mamma mia, ho avuto ospite. Tu l'hai conosciuto? Porca miseria. Lo conobbi e fu veramente pazzesco, perché lui venne e mi diede un biglietto da visita in mano quando si presentò, perché aveva questa malattia che non riconosceva. Allora c'è questo biglietto straordinario con il suo nome che più sotto c'era scritto: non avertela male se la prossima volta che ti vedono ti saluto, ma ho questo tipo di problema. E quindi cominciò a raccontare una serie di episodi su questo fatto, che lui aveva questa cosa. Il tipo che a un certo punto, figura in merda, che lui, cioè a un certo punto a Sofia Loren si presentava e disse: a Sofia Loren, lei di che cosa si occupa? Cioè che... sì. Oppure una volta, questo mi raccontò Arbore, lei della sera stava, di vero, una ragazza a casa, si fa tardi, a un certo punto mi fa: non mi dire nulla, non dai tra mano, non ce la faccio accompagnarti a casa. E lei lo guardò e disse: non ci sono problemi, ma che stai a casa mia? Questo è bellissimo. No, magari se non facciamo questo momento TikTok, sarebbe bello se tu, con la voce di, dico a caso, di Luca, ci leggessi un qualcosa di totalmente lontano da De Luca. Mo la prima cosa che mi viene in mente, perché attuale, è il testo di Gioielliere, però non lo so. L'ho fatto, lo spettacolo proprio questa settimana nelle lezioni di napoletanità, e ho fatto praticamente, ho letto il testo di Gioielliere facendo Servillo. Tra le tue frecce nel tuo arco c'è anche Tony Servillo? Sì, che tra l'altro faccio anche giallo. Ogni cosa che legge diventa, diciamo, altamente poi. Allora, c'è una cosa diversa di abbraccio, diciamo, visto che ormai oggi è apprezzato, abbraccio magari al presidente di questo grande. Allora abbiamo adesso un testo straordinario che tutti i campani dovrebbero preparare il dopo questa performance a Roma di sera. Fa parte ormai proprio della regione di Bari. Il testo è questo. Lo leggo proprio così come è scritto: nuve, simba, doie, stella, stanna, precipita, stella, stella, consapevole, cattiva, sfuga, pur o mal che farem insieme io e te. Ci hanno strat e stat sempre insieme io e te. No, come si fa? No, a te scuola, no, posso da. Singer, Steve, Terra, Volta.
apri sita, quadro, si esorto, napon, accata. E chiudo i per me, ma io sono. Tutti quanti voi della regione Catania, un saluto a voi e alle vostre famiglie. Mio padre era applausone. Però, dire che la chiusura ideale. Però a questo punto no, mi preme un po' di servillo. Ah, vabbè. Ma servillo parla chiaramente con quella seccatura. Però mi sono voluto da calma. Da farsi intervista. Volete sapere troppe cose? L'importanza sono altre nella vita. Te ne dà di tutti, ma chi va a lui? C'è sempre un po' spastriato. Un grande saluto a Tony, che pure è casertano. E io sono casertano. Dopo il. Ecco, quindi. Pulla tu? No, San Nicola la strada. Ah, San Nicola la gloriosa San Nicola. Dove c'era la concetta? No, Casa Pulla era Caserta Nord. Beh, tra le varie case. Arrivo in Caserta. Perché non c'è più vicino e luminoso. Che ti mi ho perso, diciamo, la possibilità di orientarmi. Va bene, e noi, diciamo, abbiamo fatto la chiusura con Servillo, penso proprio la chiusura perfetta. Però andiamo. Premevo un'altra cosa. Ah, no, proprio. No, De Luca, il rapporto con De Luca l'hai conosciuto, che ne pensi delle limitazioni? Sì, ho fatto anche le due campagne elettorali. Quindi, no. Sì, no, ci sta. Anche un video che molto divertente. Allora, c'è addirittura la prima volta che lo imitai, e c'è su YouTube, ci deve stare, perché praticamente lui si candidò alla regione, venne a fare un incontro per gli operatori dello spettacolo e io passai e chiaramente tu guarda, lui faceva bassolino e io la prima volta che faccio l'imitazione da lui, ma un video di 11 anni fa credo, e faccio la sua imitazione proprio lì la prima volta. Poi c'era un altro video che lui mi invitò per l'inaugurazione delle luci d'artista. A un certo punto stiamo camminando io, lui e Mario Serra e io lo doppio e quindi davanti alla luce dai, stavo, che c'erano i giornalisti, questi giornalisti che pensavano no, tipo questi pari che vanno a dare fastidio alla mia luce. Un'ultimissima cosa, abbiamo un ultimo personaggio, un'ultima persona che anche in MD e che comunque è un capisaldo della nostra pagina, Nino D'Angelo. Lui hai avuto modo di incontrarlo? Oh, troppo bello, perché io feci una posta, certo, un programma una volta, no? Dove a me era appunto una tavola, a me divertivo quando era con sia D'Angelo che Massonatini, sempre sta povertà, cioè, sempre sto fatto, no? E c'era un programma che il fatto che non fu molto, era in periodo del passaggio del digitale, non è. Si chiamava Belle Époque. Belle Époque, sì. Unico programma fatto nel Salone Margherita, mai entrata la storia delle camere lì dentro, dove facevo questo Massimo Ranieri e Nino D'Angelo contemporaneamente. E c'era questa. In tempista c'era questa gara e c'era il più povero. Però, e lì c'era sempre Massimo Ranieri, perché Massimo Ranieri aveva capacità di linguaggio maggiore, lo fotteva sempre, capito? E questa cosa la vide Nino D'Angelo e mi dice addirittura Massimo Ranieri, è bellissima questa cosa. E un giorno incredibilmente io stavo a casa e stavo tagliando l'erba nel mio giardinetto e a un certo punto mi arriva la telefonata, era Massimo Ranieri, che mi tenne al telefono, io poi ero bambino, ero fan di Massimo Ranieri, voi immaginate, mi ha telefono ma un'ora. Che vide questa cosa, lui era felicissimo. Tutto questo per dire soltanto una cosa che era molto divertente, che lui mi fa, un certo punto dopo 40 minuti fa, scusa ma ti ho disturbato? Io dico no, figurati, ma che scherzi, stavo tagliando un po' l'erba nel giardino. Ah, bene. A me a casa viene a curarmi le piante Luca Sardelli. Yes! Che pozza! Per così dire. Ok, bene. Luca Sardella. Bellissimo. Ah, pallonestra. Luca Sardella. Vi invito a trovarli dei video di questo Massimo Ranieri che facevo nel 2008. Già c'era questo Massimo Ranieri,
punti di riflessione. Possiamo dire che Massimo Valerio non mi moda niente l'Itteram come ripetitoda. No. Non arrivo neppure io a queste cose, Andrea. Quello è chi? Una puntata di Avanzi Popolo dedicata alla scuola. Forse la ricordo. C'era Pierino. C'era Pierino. Allora, a un certo punto, prima di ogni puntata, quindi non ti preoccupare, ce lo diciamo anche noi prima di te. Esatto. A me, stai tranquillo, in modo naturale. Poi stavo consigliere, non ti preoccupare. Puntata della scuola, a un certo punto io faccio entrare una lavagna, la venerassi, la dolci. Interroghiamo Dani. Dani. Dettato. Scrivi quello che io gli ho detto. Va bene. Allora, De Prozzi, in mezzo ai ricordi passati, in mezzo a sanità, l'attenzione, c'è una foto strappata. C'è tutte queste cose. Attenzione, c'è. Come eri bella alla quarta riga. Ah, che si chiama sua mamma. Alla quarta riga, il becchino. Alla quarta riga, lo alla quarta riga. Questo ti ricordo un po' precedentale. Sì, guerra è brutta. Quindi è proprio l'erede naturale. E credo che siamo chiusi. Io mi sono fatto delle risate oggi, però in questa puntata incredibile. Soprattutto è un sogno che si realizza. No, io sono un sogno. In quel periodo io sono contento di aver vissuto delle situazioni che ritengo veramente belle. Vabbè, a parte la nostra, a me la mia preadolescenza, siamo cresciuti con quelle tradizioni. Sì, esatto. Io saluto Natalend per questa felpa, lo saluto perché mi ha regalato questa felpa molto molto carina, molto. Sembra New Team di cose, invece no, è Natalend, è un sito momento dedicato a Natale. Quindi a Natale prossimo. E quindi questo. Vabbè, ringraziamo Assipod, Associazione Italiana Podcasting. Alla Lino Basti mi è venuta. Scusami Lino, un'altra cosa, una curiosità mia nascemenza. Lino da Gio, ma mai nessuno ti ha confuso con Pino da Gio? Quando ieri ho visto Sanremo sono rimasto troppo con te. Sì, ieri due età, sì. Sì, perché allora nei miei inizi tutti quanti, quando io dicevo Lino da Gio, tutti quanti capivano Pino da Gio, oppure vi dicevano parente di Pino da Gio. Questa cosa non so. Io mi ricordo mia madre, non mi dice, ma forse parente, io non so da fare. No, perché in realtà il Dancio non è mai il mio vero cuore. Allora sto cazzo Pino da Gio. No, non sono parente di me. Era voluta la sonanza di Nuve in gioco Pino da Gio, o è stata casuale? No, è stata casuale perché io come mio vero è il Dancio. Ah, ok. Quindi in ogni caso lì la inizialmente le mie bellissime cose non piace proprio. Allora, Dancio mi sembra male, quindi c'erano Pino da Gio, ormai non penso più. E invece no, tutti qua Pino da Gio, parente di Pino da Gio, Pino da Gio, Pino da Gio. Vabbè, quando è stato l'anno scorso, in una situazione al coscio del Pino da Gio. Ah, per me. E io chiaramente sono andato vicino, e lui a un certo punto mi ha visto, ha detto, mamma mia, tu non sai quante volte io di Pino già mi dicono parente di Pino da Gio. Abbracciamo, è una cosa bellissima. Grandioso, bellissimo. Quindi poi ieri mi ha fatto veramente una grande gioia vederlo lì. Grossissimi. Alla grande, ieri un grande spettacolo. Bellissimo. No, vabbè, ma lui comunque ha fatto delle fantastico. Molto bravo. È il primo rapper. Primo rapper. È suo. È bellissimo. E eravamo ai ringraziamenti, quindi Assipod, Associazione di Podcasting per impianto tecnico audio. Il nostro caro Alberico che ci dà una mano ogni volta. Alberico che ci dà una mano e ci sopporta, ci sente di tutte queste cavolate. Esatto. Poi ringraziamo The Spark, che è la location, abbiamo già citato prima. Ringraziamo Dario e Gaia per le riprese e le luci. Poi c'è Isabella che si occuperà del montaggio e dell'editing. Ringraziamo ovviamente Lino per essere qui, per la disponibilità. Il lavoro che fate. Lavoro, ma. Amore, fosse lavoro, però è. Ci doniamo. Grazie.
Grazie. E speriamo di avere altre occasioni. E diamo quindi un... Io chiuderei con un saluto che... Con un abbraccio circolare. Un abbraccio circolare. Nel pensiero, un abbraccio circolare. Non secondo me. Agli amici, soprattutto alle amiche, che Giovanni ci tiene questa cosa. Alle amiche. E ci vediamo alla prossima puntata, dove avremo ospite un famoso religioso... Musulmano. Sì. O anche induista? Non lo so, poi vediamo. Ciao. 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 Ciao.